Serata come questa per salutare questo posto magico che è aperto da 16 anni e che ha visto passare di qua tante persone, famose e non famose. Non è solo un posto dove si vendono libri, ma dove si discute, si scambiano idee, e noi credo che abbiamo tanto bisogno di scambiarci idee. Qualcosa forse sta cambiando. E quindi io mi auguro che non sia una chiusura, ma una chiusura per riaprire. È un posto che non è una libreria qualsiasi, ma un posto veramente di tante cose insieme. Per me rappresentato tante cose insieme, e adesso vedere che un po' si sta svuotando mi dà molta tristezza. Per salutare la sede storica di Bibli abbiamo scelto di far leggere l'incipit del proprio libro preferito a tutti, alle persone note e non note. Quando Gregor Samsa una mattina nel suo letto si svegliò da sogni inquieti, si ritrovò trasformato in un immane insetto. Sole arancione rotola nel cielo come una testa abbozzata. S'accende negli squarci delle nuvole un timido bagliore e sulle nostre teste sventolano gli stendardi del tramonto. L'odore del sangue di ieri e dei cavalli uccisi gocciola nella frescura della sera. Nell'istante preciso in cui l'India pervenne all'indipendenza, io fui scaraventato nel mondo. Ci fu chi boccheggiò e fuori della finestra folle fuochi d'artificio. Pochi secondi dopo mio padre si ruppe un'arluce. C'era una volta un re, diranno subito i miei lettori. No ragazzi, avete sbagliato, c'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe, nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname. Capitolo primo, il quale tratta della condizione e delle occupazioni del famoso gentiluomo Don Chisciotte della Mancia. Mi dispiace molto perché le librerie indipendenti, e questa è una delle più fortunate, non sono protette e non è regolamentato il prezzo dei libri, e questo è un errore grande.